Amici di Avellino TV, benvenuti alla prima puntata di Focus Mercato l'appuntamento con il calciomercato che vi terrà compagnia per tutta l'estate. Saranno mesi caldi, ma sono già giorni, settimane calde per il mercato bianco-verde con i primi acquisti che andremo ad analizzare nel corso di uh, questa puntata. Chiaramente lo faremo con voi, con la vostra uh, interazione, ci avete già scritto sulla pagina Facebook Avellino TV, ma uh, potrete commentare e uh, esprimere tutte le vostre uh, curiosità e uh, domande qui uh, in uh, diretta con uh, lo studio, con me, alla diretta uh, social, sempre sulla pagina Facebook Avellino TV. TV, campionato uh, ultimato con da qualche settimana e quindi Avellino che si è proiettato alla prossima stagione, allestendo l'organico, scegliendo Mimmo Toscano in panchina, presentato sabato scorso e proprio con Toscano il direttore sportivo Enzo De Vito, il direttore generale Massimiliano Taccone stanno lavorando per allestire una rosa giovane in grado di consolidare la categoria, quindi un Avellino giovane, fresco, di gamba, ma anche di qualità con tanti giovani adocchiati nei vivai dei top club italiani, ma questo lo vedremo nel corso di questa puntata. Bene, mentre iniziate a prendere confidenza con questo nuovo format di Avellino TV, direi alla regia di mandare la prima grafica per fare un po' il punto e mettere un po' d'ordine in quello che è. È il mercato dell'avenue li vedete i parametri per la uh, composizione uh, della uh, rosa parliamo chiaramente di lista over in questo caso è bene tenere uh, presenti i uh, paletti in uh, posti uh, dalla uh, lega serie b per uh, l'allestimento dell'organica, eh, al massimo 18 calciatori eh, over eh, 21, eh, due eh, bandiere e illimitati under 21, i nati dal 1995 in poi. Per quanto riguarda eh, l'Avellino, eh, bene, 18 calciatori over 21, l'Avellino eh, ne ha eh, in rosa eh, meno sono frattali Offredi per eh, la porta, Biraschi, Giron, Migliorini, Rea, Visconti, Arini, Dattilio. Gavazzi Gidai Paghera e Sbaffo a uh, centrocampo Arrighini, Camarà, uh, Moculu e uh, Tavano. Chiaramente come vedete abbiamo inserito anche uh, Camara in attacco che è uno dei uh, primi acquisti dell'Avellino. La firma di Camara è avvenuta nello scorso uh, weekend direttamente dal uh, ritiro della Guinea Bissau uh, in, impegnata nelle qualificazioni alla uh, Coppa uh, d'Africa. Bene, direi alla regia di tornare sulla uh, grafica per continuare il nostro discorso. Sui parametri per la composizione della Rosa al massimo due bandiere consentite sono quei calciatori che abbiano militato almeno quattro stagioni non necessariamente consecutive nella stessa squadra, in questo caso sono D'Angelo e Castaldo, quindi sono due calciatori over che però... In virtù del loro status di uh, bandiera non occupano posto nella uh, lista Illimitati Under 21. In questo caso l'Avellino uh, ne ha tre: sono Petricciolo, Omeonga e uh, Sumare, uh, Omeonga, come Camarà è uno uh, dei primi innesti di questo uh, calcio uh, mercato. Ma uh, andiamo a vedere nello uh, specifico: con la uh, prossima uh, grafica, quali saranno i calciatori che. Uh, in questa lista over uh, ci uh, saranno o meno e uh, gli under 21 uh, che uh, ci saranno nella uh, rosa uh, bianco-verde. Allora andiamo con la uh, prossima uh, grafica, uh, ci addentriamo nel merito di uh, questa puntata, lo status della rosa, i uh, confermati, certamente Pierluigi, Frattali, Davide Biraschi e Marco uh, Migliorini, partiamo chiaramente dal uh, reparto uh, difensivo. Uh, andiamo avanti uh, con la uh, prossima uh, grafica uh, con uh, Arini, uh, Capitan D'Angelo, uh, Gavazzi e uh, William uh, Gidai. Chiaramente uh, parliamo per uh, alcuni uh, calciatori di uh, situazioni abbastanza spinose come proprio quella di uh, Capitan uh, D'Angelo che ha il contratto in uh, scadenza nel 2017. Si sta valutando per lui la possibilità di un uh, prolungamento uh, dell'accordo uh, se appunto Dovesse arrivare un club in grado di garantire altri due o tre anni di contratto ad Angelo, diventerebbe difficile a questo punto per lo stesso calciatore rimanere indifferente a questa offerta. Parliamo di un calciatore classe 85 che va in cerca o del prolungamento del contratto con l'Avellino oppure di un ultimo contratto importante. Uh, nel uh, professionista per, qu per, quanto, uh, per quanto riguarda uh, Gidai ci dovrebbe essere per lui il prolungamento di almeno un altro anno uh, del contratto Gavazzi è uh, un uh, diciamo un titolarissimo quindi un punto fermo della ripartenza per Arini sarebbero arrivate già delle offerte uno, una richiesta, un interessamento da parte della Virtus Entela da seguire anche la situazione di Marianne Arini che ha rinnovato il contratto la scorsa estate fino al 2018 andiamo Avanti con la prossima uh, schermata, uh, terminiamo con il uh, centrocampo Fabrizio Paghera, confermatissimo anche se non ha fatto molto bene nel girone uh, di ritorno, cioè nella seconda parte di stagione, arrivato a gennaio, per lui contratto fino al 2019, dovrà riscattarsi anche con qualche cartellino uh, giallo in meno. Andiamo avanti con i confermati perché dobbiamo parlare uh, dell'attacco Gigi Castaldo, Benjamin Mokulu e Mohamed uh, Soumare. Uh, per uh, Mokulu uh, ci sono pochi dubbi, almeno di uh, offerte uh, clamorose, Gli ultimi, le ultime uh, indiscrezioni parlano di una permanenza dell'attaccante belga per quanto riguarda castaldo è un calciatore bandiera lo è diventato con l'ultima stagione conclusa in bianco verde ma le offerte per lui non mancano e comunque staremo a vedere in ogni caso per la società è un Uh, è inamovibile e quindi vedremo cosa accadrà. Per Sumare uh, potrebbe accadere che uh, il calciatore uh, sarà in ritiro agli ordini di uh, Toscano, potrebbe tornare utile uh, sugli esterni d'attacco oppure per lui potrebbe uh, configurarsi un uh, nuovo presto. Parliamo di un calciatore che a gennaio, prima del... Prestito al Murphy ha uh, prolungato in maniera importante fino al uh, 2019 il uh, suo uh, contratto. Uh, bene, possiamo uh, staccare un attimo con uh, la grafica. Io andrei un attimo sui uh, social network perché ci avete uh, scritto su uh, Facebook prima uh, dell'inizio della uh, puntata. E allora, io saluto Raul Pascucci. Ci vogliono due difensori esterni, terzini degni e non improvvisati, stile Visconti, auguriamoci che venga venduto una volta per tutte e uh, due attaccanti uh, di uh, categoria, se no siamo punto e a capo. Questo è il pensiero di Raul uh, Pascucci, Enza De Stefano con un commento abbastanza simpatico, Asma quando gioca fa mancare il fiato, speriamo in bene e non in uh, male. Salutiamo anche Enza De Stefano, chiaramente Patrick Asma, classe 96 in arrivo dall'Atalanta un uh, terzino sinistro del quale vi parleremo nella seconda parte della puntata in maniera abbastanza uh, specifica. Pasquale De Vito invece lancia l'hashtag Avellino for Africa, chiaramente il riferimento è ai Colored dell'Avellino, uh, a Camara, allo stesso uh, Asma, a uh, Omeonga, quindi calciatori e altri obiettivi uh, di uh, colore che sono nella lista del duo Massimiliano taccone Enzo De Vito. Bene, io direi che per il momento possiamo fermarci, vi abbiamo offerto una prima infarinatura della prima puntata di Focus Mercato, però nella seconda parte dovremo approfondire nuovi temi, entrare più nello specifico in quelli che sono gli obiettivi di mercato, gli acquisti già conclusi, quindi ci vediamo tra poco per la seconda parte di Focus Mercato. Eccoci per la seconda parte di Focus Mercato. Dobbiamo ultimare con la grafica riguardante i cedibili, i calciatori messi sul mercato dalla società, perché ce ne sono un bel po' e sono Daniele Offredi, Maxime Giron e Simone Petricciolo. Per Daniel Offredi, si. Uh, come dire annuncia una cessione a titolo definitivo ha uh, deluso il uh, vice di uh, frattali, Giron invece uh, prolungherà ulteriormente il suo contratto e finirà nuovamente in uh, prestito, Giron classe uh, 94 andrà a completare il suo percorso di crescita in Lega Pro per Petricciolo Nessuna. Uh, speranza di uh, rimanere in bianco verde, tra l'altro è un calciatore che il prossimo che dal primo luglio uh, sarà in uh, scadenza e uh, quindi uh, per lui ci sarà l'addio all'Avelino, andiamo avanti con i uh, cedibili uh, perché la Uh, lista è abbastanza uh, sostanziosa con Angelo Rea e Pietro Vesconti entrambi 2017, quindi anche uh, per loro uh, difficilmente ci sarà la uh, permanenza in Irpina, parliamo di due calciatori che non hanno fatto uh, benissimo quest'anno e quindi non rientrano tra l'altro nei piani di uh, Mimmo Toscano per il suo... 343-352 ancora ultimiamo il uh, discorso relativo ai uh, calciatori messi sul mercato. Dall'Avellino con la grafica che prego la regia di mandare in onda, Guido Dattiero. Parliamo di un calciatore scarsamente impiegato, classe 94, Alessandro Sbaffo, per lui le sirene del Parma in Lega Pro: Parma sul centrocampista marchigiano che ha è deluso. È arrivato a gennaio, non è riuscito a mettersi in evidenza come nella. Uh, sua prima esperienza alla Corte di Massimo uh, Rastelli. Bene, ultimiamo, terminiamo questa um, carrellata uh, di uh, cedibili con Arrighini e uh, Ciccio Tavano Arrighini che uh, è uh, di ritorno dal uh, Cosenza che sta tenten tentennando circa l'esercizio del diritto di riscatto o meno, Marighini potrebbe finire anche altrove in uh, Lega Pro, mentre uh, Ciccio uh, Tavano vuole rimanere in uh, Bianco Verde, vuole farlo con un uh, contratto abbastanza sostanzioso, oneroso per l'Averlino, circa 200.000 euro di uh, ingaggio all'anno, l'Avellino uh, avrebbe Uh, intenzione di proporre la rescissione uh, consensuale ma uh, si rischia in tal senso il uh, braccio di ferro quindi la uh, situazione potrebbe andare per le lunghe a meno che una squadra non, ti, non si interessi a Tavano, Tavano che a quel punto sarebbe uh, interessato a firmare la rescissione consensuale con la prospettiva di un nuovo contratto. Bene, vado un po' sulla uh, diretta uh, social di Avellino TV, saluto Saverio uh, Ardonizio, ci scusiamo se nella prima parte ci sono stati dei problemi uh, tecnici che ci avete prontamente uh, segnalato, Pietro di Santo, Claudio cosa mi dici di uh, Gnocurri? A San Gnocurri il sogno uh, dell'Avellino e non solo dell'Avellino visto che il uh, classe 96 uh, ivoriano, centrocampista, ricorda un po' uh, Yaya uh, Touré, il suo uh, connazionale, è uh, ambito in uh, Serie a, a, Crotone, Bologna, ma anche in Serie B dal Carpi. Quindi sarà davvero difficile per uh, l'Avellino mettere le mani su un calciatore che l'Inter vuole dare in uh, prestito con una uh, certa sicurezza per averlo pronto per uh, la prima squadra nella prossima stagione al rientro alla base, quindi poche possibilità, lo vedremo anche uh, dopo nel borsino degli obiettivi di mercato per l'Avellino, uh, per arrivare alla San uh, New Curry. Um, ancora uh, ci uh, vorrei recuperare un messaggio che uh, ci è pervenuto alla uh, posta uh, privata uh, di uh, Avellino uh, TV, ecco, Uh, cerchiamo di uh, recuperarlo subito. Francesco Fusco ci ha scritto una domanda abbastanza uh, interessante. Anzi, due, adesso che il Lanciano è sceso, perché non ingaggiare dei giocatori come Di Francesco? Ci sono molti giocatori che quest'anno hanno giocato in Serie A e sono senza contratto. La società sta pensando già di ingaggiare uh, qualcuno. Ciao Francesco, grazie uh, per averci uh, scritto. Beh, Per quanto riguarda il Lanciano e di Francesco, Federico, di Francesco Classe 94 che hai uh, menzionato, di Francesco sarebbe in orbita Empoli. Parliamo comunque di un calciatore che ha fatto davvero bene quest'anno in uh, Serie B e quindi è già uh, proiettato uh, verso la uh, Serie A. Per quanto riguarda le uh, società uh, retrocesse, Lavellino ha messo gli occhi su Davide uh, Luppi del uh, Modena, ma in quel caso uh, ci sarebbe il forte interesse del uh, Verona che Uh, è arrivato sul uh, calciatore con una parte dei soldini: 25 milioni del uh, paracadute per uh, il Verona che è il retrocesso in uh, serie B e poi um, Luppi sarebbe orientato a uh, sposare la causa del Verona anche per una questione logistico-ambientale. Uh, il calciatore è un uh, carpigiano, amico, tra l'altro, del cestista della Scandone uh, Giovanni Pini, quindi preferirebbe la uh, destinazione. Uh, per quanto riguarda poi Lanciano, uh, Francesco ebbene uh, l'Avellino ha uh, comunque uh, messo uh, gli occhi e sarebbe a buon punto per Mattia Vitale. Centrocampista classe 97. Molto duttile. Può fare sia la mezzala. Che uh, l'esterno uh, in un uh, centrocampo a 5, ma uh, anche a 4 è un calciatore uh, dalle, uh, dalle ottime uh, doti tecniche, ha dimostrato certamente il uh, suo uh, valore uh, da uh, gennaio in Serie B. Parliamo di uno uh, scuola Juve, quindi Lavellino otterrebbe il uh, prestito uh, dalla Juve. Bene, allora io andrei con un approfondimento, con un'intervista uh, telefonica all'esperto di calcio internazionale, nonché agente FIFA Gianfranco Cicchetti. Ascoltiamola. Sì, stiamo parlando di che hanno contraddistinto eh, le ultime sessioni di mercato, in particolare L'Avellino sì, eh, anche in questo caso ha dimostrato gli anni scorsi di saper pescare nelle primavere. Pensiamo a Zappaposter e Izzo che sono arrivati fino alla nazionale e che hanno mosso i loro primi passi nel professionismo proprio ad Avellino. È stato l'Avellino a lanciarli quindi eh, magari eh, dei vite vorranno ripetere questi colpi. E i giocatori sono stati menzionati a Avellino direi che sono tutti elementi ottimi, di grande prospettiva e da quello che mi risulta quello più vicino all'arrivo ad Avellino è proprio prima, Idrissa Camarà è un, non è uno sconosciuto sebbene venga dalla TNT perché è un elemento di, uh, di grande prospettiva secondo me, è fatto molto bene e merita la chance di giocarsi la carta in B, poi magari uh, gli sarà indispensabile andare a fare esperienza come è già accaduto con Girone e Sumare che sono stati mandati a Belfi prestito e gli altri giorni sono stati mh, accostati alla Bellino, ma è uno dei terzini di listi più interessanti del, del di primavera, l'Atalanta l'ha pescato dal lanciante del Vendicanese e ha fatto molto bene anche alle, alle finale, e, mentre Don Corr e Camara sono due dei migliori prodotti, 96 che l'Inter ha in giro e uh, sono due elementi che secondo me anche molti giocatori che a Toscano che dovrebbero giocare col 3-4-3 si sposano in pieno perché rispecchiano fedelmente queste, questo tipo di caratteristiche, sono giocatori anche veloci di gamba e quindi potrebbero fare molto bene con questa modulazione del gioco. Ma Duilio è ragazzo che sta facendo il suo percorso, adesso in interregionale. regionale, bisogna di giocare con continuità: perché purtroppo, per l'esperienza di Avellino, ha eh, fatto anche la primavera da mh, sopra età, quindi adesso deve fare il suo percorso. Ha fatto un buonissimo cambiamento di serie di quest'anno. Credo che un altro anno. Di fare il salto di qualità definitivo, sia dal punto di vista tecnico che caratteriale, e credo che nei eh, prossimi 12-24 mesi possiamo tranquillamente rivederlo nei professionisti perché lo ha nelle corde, lo ha nelle qualità. Un diciamo, giocatore, secondo me, di prospettiva, ha soltanto bisogno della classica scindilla per fare, per fare il salto, ed era Gianfranco Cicchetti, procuratore eh, Molisano, che ci ha offerto una panoramica su vari temi, vari calciatori obiettivi di mercato dell'Avellino e ci ha parlato di Marchizza, Marchizza che sarebbe davvero molto vicino a vestire il Bianco Verde, allora vediamolo il profilo di Riccardo Marchizza, difensore della Roma Primavera, campione con i giallorossi di Alberto De Rossi nel campionato primavera, la fase finale di Reggio Emilia, dato, nato il 26 marzo 1998, piede sinistro, un difensore centrale puro dotato di buon... Uh, fisico e uh, un nazionale che ha fatto la trafile l'under 16, under 18 e under uh, 19, sarebbe perfetto l'avete ascoltato anche uh, da Gianfranco uh, Cicchetti per uh, la difesa a 3 di uh, Mimmo Toscano. Un altro profilo che uh, incuriosisce è quello di Patrick Asma, dettagli per lui, quasi concluso il uh, suo arrivo, siamo allo scambio di uh, documenti e di uh, firme per l'esterno uh, sinistro ganese 25 gennaio 1996, un esterno uh, sinistro che uh, gioca a largo uh, sull'automancino sia nella difesa A4 che uh, A5. Quindi può uh, spaziare sul lato di uh, competenza. Chiaramente un mancino puro è arrivato all'Atalanta. Nel mercato di gennaio, direttamente uh, dal uh, Ghana, ha disputato un, un buon torneo di uh, Viareggio e le fasi finali: uh, scudetto, ha esordito uh, lo scorso anno nella uh, nazionale ghanese under 20, partecipando uh, ai uh, mondiali under 20, e vanta anche una presenza nella uh, selezione uh, maggiore. Tra l'altro, ASMA uh, che potrebbe essere un uh, protagonista con la nazionale maggiore ghanese della uh, prossima uh, Coppa d'Africa alla quale si è Uh, qualificato anche uh, Idrissa Camara con la sua Guinea-Bissau ha vinto il uh, girone uh, E delle qualificazioni alla uh, manifestazione continentale africana che si terrà in uh, Gabon dal 21 gennaio al uh, 12 febbraio, quindi in ottica futura l'Avellino potrebbe uh, perdere per il uh, periodo invernale di gennaio e febbraio questi uh, due uh, calciatori. Uh, benissimo, noi uh, dobbiamo andare avanti, però prima volevo leggervi qualche altro messaggio che ci arriva dalla diretta Facebook Michael Scarano, ciao Michael, secondo te quest'anno riusciamo ad avere un altro obiettivo per il campionato, esempio la lotta per la A? il discorso è molto semplice. In Serie B su 22 squadre, 15-16 parto con un obiettivo che è la salvezza, poi come uh, di solito si dice tutto quello che viene e di guadagnato, quello che viene chiaramente ci si riferisce ai playoff o qualcosa in più, una promozione diretta. L'Avelino può uh, ripetere uh, stando a, uh, al mercato che sta uh, facendo le orme del Crotone, perché l'Avelino si è uh, salvato un po' in affanno nell'ultima uh, nell fase del girone di uh, ritorno, ha ricominciato con un allenatore che pratica il 3:43, un po' come uh, Ivan uh, Iuric, sta andando a prendere tutti i profili uh, in, giovani e interessanti dai uh, vivai della uh, Serie A. Quindi. È una serie B, come al solito, competitiva, equilibrata, che può regalare delle sorprese. Chissà, partire con un profilo davvero molto basso quest'anno senza proclami può tornare utile a fine stagione. Saluto anche Francesco Rosa. Domanda, il suddizio Bianco Verde proverà a portare a Mimmo Toscano qualche suo pupillo? Grazie mille in anticipo Claudio. Ciao Francesco. Posso pensare a uh, calciatori del Novara che Mimmo Toscano ha avuto nella uh, sua cavalcata in uh, Serie B uh, della uh, stagione 2014 in, um, uh, in Lega Pro, la vittoria del campionato di Lega Pro da parte del uh, Novara come uh, Garofalo e Nicolas uh, Schiavi, uh, ma sono, è un discorso che approfondiremo tra poco con la grafica relativa al Borsino, degli obiettivi, Giovanni Ragosa si parla di nuovo di Migliaccio, ma non è meglio tenerci uh, D'Angelo? Sì, ho nome delle ultime ore Migliaccio, però. Mi sembra difficile che Lavellino voglia puntare su un nome forte che possa essere come il uh, Tavano uh, di turno, vista la delusione poi a cui è andato incontro Lavellino. Certo, a condizioni economiche uh, vantaggiose potrebbe essere un buon uh, affare. Io ringrazio ancora gli amici che ci stanno uh, scrivendo alla diretta social su Facebook e pregherei la regia di uh, mandare il uh, treno, l'ultimo treno di uh, grafiche relative al borsino degli obiettivi, eccoli qui, Omeonga e Camara, un bel 100% pieno, sono due acquisti non ufficiali ma ufficiosi per Omeonga, c'è stata la firma nello scorso, uh, per Camara scusate, c'è stata la firma nello Uh, scorso uh, weekend uh, tre anni di contratto più um, un'opzione biennale per l'attaccante esterno uh, guinese che ha trascinato uh, con i suoi gol il suo estro e la sua inventiva la uh, correggese fino alla finale Uh, playoff con il uh, Forlì. Omeonga, contratto quadriennale, per uh, lui in dirittura d'arrivo invece eh, le uh, trattative per uh, Gatto e Asma, ve ne abbiamo parlato dall'Atalanta, andiamo avanti perché ci sono altri due calciatori praticamente oramai con la valigia verso Avellino e che sono Isaac Doncor e eh, Nicolò eh, Belloni, classe 96 il primo, un anno in prestito al eh, Bari, chiaramente di proprietà dell'Inter, asse con l'Inter, che eh, prosegue con Nicolò Belloni, classe 94. Ha fatto l'esterno nel 4-2, l'esterno offensivo nel 4-2-3-1 di Breda alla Ternano. Un giocatore molto duttile sulla fascia. Potrebbe fare anche il centrocampista esterno nel 3-4-3 di Marchizza. Vi Uh, abbiamo parlato nella scheda, un calciatore uh, gestito da Michelangelo Minieri, procuratore molto vicino uh, all'Avellino e quindi uh, negoziati a uh, buon uh, punto. Poi c'è un 70% per Audero della Juventus, il uh, portiere uh, bianconero. Scorriamo con uh, la grafica, mentre salutiamo Michele Rullo, Forza Lupi, che uh, commenta la diretta. Uh, social di uh, Facebook, Vitale ve ne abbiamo già parlato: 70% anche per lui, Fazzi: 70%, ma quotazioni, in, particolarmente in rialzo nelle ultime ore per il centrocampista classe 95 della uh, Fiorentina, uh, che si è uh, diviso tra Virtus Entella e Crotone l'ultima stagione e um, ha giocato, giocato anche nel Perugia due anni uh, fa. 60% per De Santis, difensore classe 97 del Milan, che era stato anche già un po', come dire, prenotato a gennaio, si attendono sviluppi in uh, tal senso. 50% Garofalo, calciatore in scadenza di cui uh, parlavo già prima, in scadenza con il uh, Novara. Andiamo avanti anche Nicolas schiavi, centrocampista classe 95 del Novara in scadenza di contratto e potrebbe far comodo a uh, Toscano, è un fantasista che però può anche um, adattarsi in un ruolo uh, di uh, centrocampo ai piedi uh, buoni Lorenzo uh, Crisetic uh, anche lui uh, di proprietà dell'Inter 50% ma su di lui uh, ci sono uh, parecchi uh, club di uh, A ah, un calciatore molto interessante, un profilo interessante della Lega Pro e quello Relativo a Loris Bacchetti, classe 93. Uh, fisico da uh, centurione, piede uh, sinistro per il difensore abruzzese, abruzzese che ricorda un po' uh, nella stazza Marco uh, Migliorini. L'avellino in pressing uh, su Bacchetti. E uh, nei prossimi giorni ci potrebbero essere importanti. Uh, sviluppi per lui che è stato in prestito al Monopoli in questa seconda parte di stagione scadenza di contratto con il Catania Radu uh, dell'Inter ebbene l'Inter qui uh, sta Uh, decidendo il uh, da farsi, se aggregarlo in prima squadra o darlo in prestito in Serie B. L'Avellino è, è sul pezzo e uh, cerca un uh, colpo a livello giovanile, classe 97 Radu, che già inseguiva nella scorsa estate. Gaston Camara dell'Inter è uno uh, degli esterni che potrebbe completare il, uh, il reparto uh, della batteria gli esterni uh, d'attacco e poi c'è questo, uh, questo ragazzo nigeriano del 97 Manuel Tom Ewan Siha del Chieti campionato di uh, serie D l'Avellino lo segue e siamo sul 40% come per Minelli portiere del uh, Brescia e Baldini altro esterno classe d'attacco classe 96 uh, dell'Inter ancora possiamo scorrere con le uh, grafiche, questo borsino che è lunghissimo chiaramente perché siamo in un periodo di, uh, come dire, di bacino piuttosto ampio degli obiettivi che poi chiaramente andranno definendosi con il passare delle settimane. Yao, difensore nello scorso anno al Crotone, proprio il Crotone, sta cercando dall'Inter di ottenere il rinnovo del presto. Chiaramente l'Avelino in tal senso partirebbe in seconda fila di lupi, vi abbiamo già parlato, forte attrazione da parte dell'Avellino l'accordo economico era stato trovato, ma Luppi preferirebbe appunto la destinazione Verona per una questione anche ambientale e logistica. Profili over che sono spuntati negli ultimi giorni, Ragusa del Cesena in Matteo Ciofani, difensore del Frosinone, come anche Pasquale Fazio del Trapani bene abbiamo ultimato con questo lungo corposo borsino delle, mh, degli obiettivi uh, di uh, mercato siamo in uh, chiusura ed in chiusura io uh, vorrei uh, salutare voi che ci avete uh, scritto alla diretta social saluto uh, anche uh, francesco uh, nazare poi volevo leggere un ultimo uh, commento che uh, ci è uh, pervenuto prima di, questo, di questa diretta vado a recuperarlo Saverio Adonizio del Club uh, Venticano uh, Bianco Verde, se riesco a leggerlo, eccolo qui. Buonasera a tutti i presenti. Un saluto all'amico Claudio. Anche se il campionato è terminato da poco, l'adrenalina è sempre ai massimi livelli. Quest'anno, contento per la dichiarazione della società, per il nostro obiettivo, ma con la consapevolezza che strada facendo si può migliorare. I giovani vanno anche bene, è necessario che i senatori remino dalla stessa parte. Parlare chiaro è fatto per le persone, per bene. Chi non ha voglia del nuovo progetto può tranquillamente lasciare a noi tifosi un solo grido. Ci deve accumulare quest'anno. Incitamento totale e nient'altro. Grazie a tutti e buona serata. Buona serata a te Saverio del Club Venticano Bianco Verde. Una buona serata a voi amici di Avellino TV che ci avete seguito in questa prima puntata di Focus Mercato. Focus Mercato torna martedì alle 20.30, rigorosamente in diretta dagli studi di Avellino TV. Allora, l'appuntamento è per la prossima settimana.